Dopo aver parlato di modello di performance, vorrei trattare un argomento che orbita sempre intorno all'idea delle preparazioni atletiche, però di fatto secondo me è estremamente sottovalutato, in particolare da chi opera nei settori giovanili. Questo lo dico a ragion veduta perché a me arrivano atlete che si trovano ad essere molto carenti sotto il profilo del bagaglio motorio, in particolare perché hanno lavorato poco o in maniera poco strutturata e metodologicamente, diciamo, troppo approssimativa sulla coordinazione. Secondo me è un aspetto importante per diversi motivi. Sicuramente sociologico, perché al giorno d'oggi i giovani hanno un bagaglio motorio costruito in maniera molto più leggera e se lo confrontiamo a quelle che erano le basi costruite molti anni fa, dove i ragazzini correvano per le strade e si arrampicavano sugli alberi, al giorno d'oggi la società ci sta indirizzando verso un altro tipo di modello. Ci porta ad avere altri tipi di esperienze che fanno sì che il bagaglio motorio del giovane sia sicuramente insufficiente. E in più c'è un altro aspetto importante, che le prestazioni in generale, senza entrare nel dettaglio di quale attività sportiva, nella stragrande maggioranza dei casi dei giochi sportivi, portano una fisicità più importante. Che cosa significa? Significa che gli atleti sono più alti, forti, corpulenti e normalmente diciamo, questa morfologia esplode in un brevissimo lasso di tempo. Normalmente i ragazzi nel giro di qualche mese si ritrovano a rapportarsi con un corpo di dimensioni diverse. Facciamo un esempio, come se io oggi avessi una Smart e domani mi ritrovo a guidare un camion articolato. È ovvio che ci metto del tempo a trovare le distanze, le misure. La stessa cosa succede con il proprio corpo. Nel momento in cui gli arti si sviluppano in maniera estremamente repentina, il sistema nervoso centrale ha bisogno di costruire prima degli aggiustamenti che poi diventino degli adattamenti stabilizzati a livello, neurofisiologico. Il problema è che non abbiamo quasi mai un protocollo strutturato. Quello di cui vorrei parlare oggi è proprio quello, trovare il modo per poter integrare alcuni aspetti all'interno della nostra seduta di allenamento per poter incentivare e sicuramente spostare verso l'alto, quindi spingere verso l'alto il sistema corpo dei nostri giovani, per avere comunque sia un riscontro nell'immediato, perché logicamente nel momento in cui le abilità migliorano, ovviamente anche le prestazioni nel breve migliorano, ma soprattutto a lungo termine, per far sì che gli atleti formati che approdano alle prime squadre siano con un bagaglio di conoscenze coordinative, quindi una possibilità e una fertilità tecnica tale per cui gli permetta di accrescere ancora di più il proprio livello e poi per poi portarli a diventare degli atleti formati sotto tutti i punti di vista. Mi avvalgo come al solito di alcune slide che ora vi mostro. Credo proprio che l'allenamento alla coordinazione sia uno di quelle componenti più sottovalutate all'interno dell'allenamento stesso, in generale nella metodologia di allenamento, che però, se ci pensiamo, in particolare considerando il fatto che molti di voi lavorano con i settori giovanili o comunque lavorano, diciamo, nell'età dello sviluppo, è uno degli aspetti più rilevanti perché se ci pensate, voi trattate con le aree sensibili. Un ragazzo o apprende formalmente le capacità coordinative nella maniera corretta, oppure rischia di non apprendere più. Perché? Perché ovviamente andando avanti con gli anni, con l'età, riduce quella capacità di migliorare sotto questo aspetto che risulta essere fondamentale
in qualsivoglia sport possiamo prendere in analisi, ecco. Ma che cos'è poi di fatto la coordinazione? La coordinazione, se ci pensate, è quella capacità che ci permette di visionare nella nostra testa un movimento ed essere in grado di riprodurlo in maniera più fedele possibile nella realtà. Io ipotizzo un movimento e poi sono in grado di rimetterlo effettivamente sul campo, come l'ho immaginato, e più riesco a essere aderente sul mio progetto mentale rispetto a quello che riesco a riprodurre, più sono coordinato. Se guardiamo questa immagine, quali sono le componenti che la mettono di fatto in opera? Ce ne sono molteplici, c'è una componente di flessibilità, sicuramente una capacità di discriminare la distanza del pallone dal corpo, la distanza che ci mette il pallone ad arrivare in porta. Abbiamo una serie di variabili da tenere in considerazione. E quali sono i fattori influenti? Beh, sicuramente il sistema nervoso centrale. Perché? Perché il sistema nervoso centrale è poi quello deputato a inviare lo stimolo che riscontra la risposta. Però, se ci pensiamo, è il sistema nervoso centrale che farà contrarre i muscoli implicati nell'azione stessa, ma allo stesso tempo è il sistema nervoso centrale che darà ordine di inibire gli antagonisti di quelli che vengono chiamati in causa. Quindi, questa capacità, che ovviamente viaggia a una velocità elevatissima, è figlia di quanto è efficiente il nostro, di fatto, cervello. Poi in realtà, se parliamo di risposte molto rapide, sappiamo bene che sono risposte o subcorticali o midollari. Midollari se sono proprio decisamente riflesse, perché ovviamente ci permettono di avere delle risposte che siano più repentine, più rapide e permettono appunto al una conduzione dell'impulso elettrico molto più reattiva, ecco, in termini di tempo. Poi sicuramente abbiamo una componente sugli organi visivi, che sono quelli più implicati nelle discriminanti frontali, cioè analizzano cosa sta succedendo e iniziano già a organizzare una risposta. Poi abbiamo delle capacità condizionali, però. Cosa significa? Che se non ho la forza per poter spingere e poter far sì che i muscoli si contraggano, possano di fatto far muovere il resto del corpo per andare a proteggere la mia porta e andare a colpire il pallone, andare forte in spinta con le gambe. Ovviamente quelle sono tutte capacità condizionali, perché tu puoi avere l'analisi più precisa che puoi, avere la reattività sotto il profilo elettrico maggiore, avere una diciamo un quadro perfetto, un progetto perfetto, che però se poi non ha le capacità ergogeniche per poter sostenere e risolvere il problema, logicamente l'azione fallisce. E poi ci sono delle variabili ambientali. Che cosa significa? Le variabili ambientali potrebbero essere il terreno fangoso perché ha piovuto, oppure c'è la nebbia e quindi ovviamente mi ostacola la capacità visiva, oppure la distanza che intercorre tra l'attaccante che sta calciando in porta e il pallone che arriva verso la porta stessa, oppure la forza con cui viene colpita. Ci sono una serie di variabili esterne, ambientali, che logicamente fanno sì che la mia azione debba essere più rapida, più lenta, a distanza diversa, cambiare le spinte, perché ovviamente se c'è un tipo di terreno il mio piede dovrà avere un'altra presa, se c'è la nebbia dovrò essere più capace di discriminare con gli occhi e via dicendo. Quindi dobbiamo cercare di dare una classificazione più o meno a tutti i fattori che vengono implicati e possiamo dividerla fondamentalmente in tre grandi aspetti. La coordinazione generale. Cioè la coordinazione generale è
di fatto la capacità del ragazzo, dell'atleta, del giovane atleta o comunque dell'atleta in generale di avere una base di skills molto ampia. Ovviamente non è, come dire, sport dipendente, è una capacità che logicamente sta al di sopra della nostra nicchia sportiva, chiamiamola così. Siamo proprio a parlare di quanto è ampia la mia esperienza motoria di base, fondamentalmente. Poi abbiamo un discorso di coordinazione diretta. La coordinazione diretta è sempre basata su uno spettro ampio di possibilità, però è già più aderente, almeno in alcuni parametri, su quella che è poi la prestazione che andrò a condurre. Ipotizziamo, faccio uno sport come il calcio, dove il tren inferiore ha una spiccata prevalenza, e la mia coordinazione preferenziale sarà sugli arti inferiori. Il tempo di esposizione tra lavoro e recupero è aderente a quello che è il modello di performance, di come abbiamo già accennato alla lezione precedente. Quindi di fatto avrò dei sistemi energetici, metabolici che ripristineranno le energie in maniera aderente a quelle che sono le richieste che poi dovrò avere all'interno della mia prestazione di gara. E poi abbiamo ancora una terza classificazione che è quella specifica. La classificazione specifica è quella calzante sulla prestazione che andrò a condurre. La caratteristica fondamentale, però in generale, della coordinazione di per sé è sicuramente quella di avere non soltanto la copertura, lasciatemi passare il termine, per quelle che saranno le prestazioni che devo sostenere in gara, ma devo avere una riserva. Quindi cosa significa? Significa che dovrò essere in grado di coordinarmi, di avere degli stimoli che vadano ad implementare quello che è il mio bagaglio a livello superiore rispetto a quello che sarà la richiesta che dovrò condurre durante le mie gare. Ricordatevi che non è soltanto complicando gli esercizi che andiamo a migliorare quel tipo di aspetto lì. Ricordiamoci che in certi casi non è quanto è più difficile, ma è quanto deve essere più reattivo, più rapido lo stimolo. Non è tanto quanto sulla complessità, almeno in certi aspetti, poi bisognerebbe andare a valutare anche qui in categoria sport specifica, ma è soprattutto nei tempi di risposta, nella capacità del sistema di organizzarsi, nella flessibilità che mi richiede, nell'equilibrio che mi richiede. Questi sono gli aspetti che poi, nella sua totalitarietà, nella loro totalitarietà, saranno quelli da dover ampliare per avere una riserva di allenamento utile per poi quella che è la prestazione che dovrò condurre, nel mio sport specifico. E quindi immaginiamo la coordinazione come se fosse la nostra cassetta degli attrezzi e di fatto deve essere una ampia base di risposte che so condurre, che posso possedere, che domino fondamentalmente. Perché? Perché più avrò un ampio bagaglio di esperienze, più ricco e più sarà facile che potrò fruirne in maniera agevole e avere comunque la capacità di dare delle risposte a quelli che sono gli stimoli che potrei dovermi trovare a gestire. E poi ovviamente quando parliamo di coordinazione è ovvio che parliamo di capacità coordinative e quindi ogni aspetto che viene chiamato in causa. Quindi passiamo dall'equilibrio alla discriminazione cinestesica di cui abbiamo già parlato spesse volte, in particolare anche a lezione, perché comunque se vi ricordate è la capacità del sistema di
di applicare la forza per il compito che deve eseguire, quindi che significa se devo raccogliere un manubrio pesante da per terra, la mia mano eserciterà un certo tipo di forza, se invece devo raccogliere un bicchiere di carta, la mia mano eserciterà un altro tipo di forza. Ed è necessaria perché il compito venga eseguito in maniera corretta. Quella è la discriminazione cinestesica, così come coordinazione oculo-manuale, e via dicendo, ritmizzazione, spazio-tempo, tutte capacità che conoscete benissimo e che vanno esaltate al più alto grado possibile per far sì che siano fruibili. Più sono in grado di possederle e di dominarle in maniera spiccata, e più la mia prestazione ovviamente sarà di livello alto ed eccellente. Quindi arriviamo poi alla domanda, quella che è la più importante: come le alleniamo? Allora, prima cosa, allenamento per livelli. Che cosa significa? Che passiamo dal semplice al complesso, e questo è abbastanza intuitivo, ma soprattutto anche dallo statico al dinamico, dal complesso al preciso e dal lento all'esplosivo. Ricordiamoci sempre che quando andiamo ad allenare questi tipi di aspetti, dobbiamo per un attimo uscire da quello che è il nostro sport specifico, soprattutto se lavoriamo con i giovani. Ma sapete perché? Perché soprattutto al giorno d'oggi i ragazzini non hanno esperienze motorie. Siamo noi con lo sport che dobbiamo portarli avanti, e non è tempo perso. Perché? Perché nel momento in cui il bagaglio di schemi motori, di capacità, proprio di intelligenza motoria di base in cui il giovane atleta viene sottoposto, lo farà migliorare anche poi a livello specifico. È come dire, la nostra, diciamo, reale sfida da preparatori o comunque da allenatori è quella di esaltare le capacità, ma le capacità che sono quelle che poi andranno a farci gestire meglio i gesti, sono quelle, come dire, quelle peculiarità che nel momento in cui tu hai una qualità migliore di movimento, avrai anche una qualità migliore di fondamentale del tuo sport. Mi muovo meglio e performo a più alto livello. Certo che è un progetto a più lungo termine, certo che è un investimento, perché ovviamente cosa succede? Nel momento in cui faccio un allenamento di tipo più generale, non starò allenando il mio gesto specifico. Ma il punto è che tante volte quel gesto specifico viene esaltato se io ho una capacità di condurre meglio il mio corpo all'interno dello spazio, e viene esaltato dalla mia capacità di figurarmi e riproporre in realtà il gesto che ho immaginato. E poi ovviamente, in ultima istanza, quindi dopo che ho fatto tutto un certo tipo di percorso, andrò a lavorare su delle risposte sport specifiche. Ovviamente anche nelle condizioni sport specifiche devono essere delle varianti e delle proposte più ampie e comunque al di sempre, come al solito, più precise possibili. Ci vuole qualità nella gestione. Però se questa cosa rallenta fin da subito i nostri giovani atleti, perché vogliamo arrivare subito a inserire un nostro gesto, io posso portare l'esempio appunto nella pallavolo. Immaginiamo di fare la scaletta, però al momento in cui esco dalla scaletta ti faccio fare un bagger. Ora, non è che questa cosa sia sbagliata di per sé,
però dipende nel momento in cui le inserisco. Ho fatto tutta la trafila, cioè mi sono sincerato che la scaletta venga condotta bene con l'andatura che io ho imposto, quindi è gestita in maniera corretta, cioè è precisa, gli appoggi sono precisi come li voglio io. Ok, adesso questi appoggi precisi sono diventati più rapidi? Ok, questi appoggi sono diventati rapidi. E allora se complico l'andatura, il giovane atleta riesce a gestirla? Riesco a renderlo esplosivo su quella capacità che è già complessa, allora lo devi far più veloce, sempre con lo stesso grado di precisione? Se hai tutti questi aspetti, allora inserisci il fondamentale del tuo sport. Non so se mi sono riuscito a spiegare. Se tu riesci a gestire tutta la parte generale, allora ti infili nella parte più specifica. E allora lì sì che andremo a soddisfare quella che è l'esigenza della coordinazione, cioè della riserva di coordinazione che necessitiamo per gestire al meglio la nostra prestazione di gara. E poi dobbiamo capire quando inserirla. Quindi all'interno della seduta di allenamento la inseriamo dopo il warm-up, con tempi di esposizione brevi e recuperi lunghi. Però deve essere sempre presente. Ragioniamo un attimo su questi tre aspetti metodologici. Appena dopo il warm-up, perché? Perché abbiamo bisogno di una brillantezza neurale, dobbiamo essere freschi mentalmente. Normalmente viene utilizzata come attivazione, prima ancora di entrare poi nella mia parte specifica. Il tempo di esposizione deve essere breve, perché? Perché ovviamente ha un costo energetico, inteso come spesa neurale, alto. E quindi logicamente più il sistema nervoso centrale viene stressato, e più logicamente è logico che i parametri di esposizione devono ridursi. Cioè questo è uno dei principi fondamentali dell'allenamento stesso, che ovviamente intensità e volume sono inversamente proporzionali. E per far fronte a questi sforzi avremo bisogno di recuperi più lunghi. Normalmente gli aspetti di tempo di lavoro e esposizione sono portati da tipo 6-7 secondi, 6-10 secondi di esposizione a fronte di un minuto e 10 di recupero. Questi più o meno quelli che sono i parametri di riferimento. Perché? Perché se mi espongo sopra i 6-10 secondi, rallento per forza. Perché? Perché inizio energeticamente a produrre lattato e quindi le risposte si rallentano per forza di cose. E deve essere sempre presente, perché gli stimoli devono essere praticamente quasi continui. Per ovviamente anche per, non solo per incrementare, ma anche per mantenere. Se invece ragioniamo sul macrociclo, deve essere sempre presente, ma in maniera più massiva su quello che è il periodo di preparazione. E se ci pensate è coerente, perché? Perché cerchiamo di innalzare i parametri, che ovviamente arriveranno da un periodo di detraining, perché ovviamente la stagione non è ancora incominciata, e avranno bisogno di uno stimolo a più alto impatto fondamentalmente per trovare quello che prima sarà un aggiustamento e poi diventerà un adattamento stabilizzato. E il consiglio è quello sempre di cambiare almeno il 15% degli stimoli per evitare di perdere quello che è appunto il carico stimolante, e soprattutto per sempre soddisfare quello che è l'esigenza di base, cioè un'ampia base di esperienza, un'ampia base di skills che l'atleta, il giovane atleta, deve avere e ha necessità di avere per far sì di poter performare. Lavorare senza avere un protocollo metodico, ripetuto, in cui gli stimoli hanno una sequenzialità ben precisa,
non porta il risultato sperato. Non posso sperare di inserire random alcuni stimoli e di ottenere degli adattamenti che facciano sì che il livello del nostro giovane atleta migliori. Ma è fondamentale intervenire nelle fasce giovanili, perché è il momento di massima recettività, è il momento in cui io, se applico con metodo, con pazienza e soprattutto seguendo gli step che vi ho evidenziato, senza cercare di correre, senza cercare di bruciare le tappe, senza arrivare immediatamente alla specificità, allora sicuramente faccio il massimo per quello che è il mio giovane atleta, che sicuramente costruirà un bagaglio più solido, più robusto, che permetterà a medio termine di avere il miglior livello a cui il giovane possa ambire. Io credo che questo sia uno dei motivi principali per cui gli atleti che arrivano nelle prime squadre hanno un'intelligenza motoria di base approssimativa e sicuramente non sempre pienamente adeguata. Lasciamo molto al caso, lasciamo molto alla natura, lasciamo molto alle esperienze, ma la verità è che noi possiamo condizionare in maniera importante anche questi aspetti e dobbiamo prendercene carico. È assolutamente competenza di noi operatori nelle scienze motorie curare queste qualità, soprattutto perché sono gli adattamenti più evidenti, più rapidi, più anche, lasciatemi passare il termine, clamorosi sotto il profilo del risultato praticamente immediato, che motivano ulteriormente i nostri ragazzi a continuare l'attività stessa. Oltre, ovviamente, sempre da sottolineare, a fargli del bene, a portarli con la giusta cadenza, al ritmo giusto, a nuovi livelli di prestazione, che ovviamente non faranno altro che migliorare nel singolo e migliorare ovviamente nel gruppo squadra. Vi ricordo, come sempre, che le slide di questa lezione sono a disposizione sul mio sito, potete tranquillamente scaricarvele per poterle studiare in separata sede, anche offline fondamentalmente, senza dover necessariamente riguardare tutto il video. Spero di avervi trasferito anche oggi qualche buona competenza e ci vediamo la prossima settimana per un altro step di lavoro in funzione di questi dettagli. Alla prossima settimana.